il cuore batterà nel buio per chi se tu non ci Amici sei. Di quegli eroi, stasera ospite della puntata abbiamo un grande e noto chitarrista e compositore genovese, Mauro Culotta, un grande artista che ha collaborato, suonato e composto per tantissimi artisti nazionali e internazionali, tra tutti Mia Martini, Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Ivano Fossati, Finardi e molti altri ancora. E poi, da diversi anni si dedica alla composizione e diventa uno degli autori preferiti di Mina. Figlio d'arte, deve l'amore per la musica al padre Francesco, anch'egli musicista, che gli trasmette il talento e la passione per la chitarra che matura già da bambino. Il papà lo portava alle prove del suo gruppo, i Gentlemen, dove suonava violino e contrabbasso, e il cugino Germano il pianoforte. Cresciuto a San Pier d'Arena, iniziò a frequentare musicisti di zona, tra cui Nico Di Paolo, dei Buzz, dei Trolls e poi dei New Trolls, ed è tra l'altro amico di infanzia di un nostro amico, Giancarlo Lastrego, che abbiamo avuto la settimana scorsa, che ci racconta di quando suonava Apache fra i gradini di una banca di Via Cantore. Erano innamorati dei Beatles, anche se poi i suoi chitarristi di riferimento furono Jeff Beck, fra tutti, e poi Eric Clapton, Jimi Hendrix e altri. Debuttò nel 65 all'Istituto Don Bosco con il suo primo gruppo, The Killers. Può poi suonare con il gruppo di Umberto Bindi, The Colors. Suonò anche con i Voodoo e i Playboys. Nel 1971 è il chitarrista dei Gents, un gruppo storico di quegli anni, vincitori del Cantagiro del 72 e secondi al Festival Bar con il brano Per Chi. Nel 1973 collabora con Fossati nel suo album di esordio, Il mare che avremmo attraversato, dove suonava le chitarre e firmava alcune musiche. Nel 75 incise il primo 45 giri, ancora. Nel 78 il secondo, Io voglio te, e nel 1980 il terzo singolo, Un buon dottore. Nel periodo 76-78 diventò parte della band dei Ricchi e Poveri nella loro tournée italiana, e dal 78 all'80 con Ornella Vanoni. Poi, nell'80 fino all'82, di nuovo in tournée con Ivano Fossati, La mia banda suona rock e Panama. Il resto all'occorrenza, sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Poi nel 1982-83 suonò in tournée con Loredana Bertè nel suo Traslocando Tour. Successivamente la sorella di Loredana, la grande Mia Martini, lo volle con sé nei suoi tours, dove, dice lui stesso, fu la più grande esperienza in senso artistico della sua carriera. Grazie alla grande dote di Mia Martini nel creare nei concerti fra lei e il pubblico un'aura di magica energia. Non aveva alcuna scaletta, decideva al momento il pezzo, l'apertura e il percorso musicale della serata. Una grandissima artista. Nell'84 accompagna Giulio Finardi nel suo tour dal blu in una band tutta genovese con un battista famosissimo come Bob Calero, che aveva già lavorato con grandi artisti tra cui Battisti. Più tardi entrò a far parte dei Reunion insieme a personaggi come Marco Zucchetti e Bob Calero e anche Massimo Gori. Suonò anche con Christian e Rosa Ramazzotti nel tour Nuovi Eroi. Nel 1990 all'incontro con Enrico Bianchi, già nostro ospite e tastierista dei Gents, e fondarono i Gents. Poi scrisse le musiche per una canzone incisa da Mina dal titolo Ti accompagnerò, che ebbe molto successo. Con Mina collabora dal 93 al 2001 come autore e chitarrista in diversi dischi. Ed è proprio sull'entusiasmo, la spinta emotiva che ha provocato in lui la collaborazione con questo grande artista che è nato il disco Namaste, uscito recentemente sul web attraverso CD Baby, composto da 13 brani definiti dallo stesso Mauro canzoni fatte con amore. Mm-hmm.
informazioni sono...